Uno solo. Mio, non sono più il Don Leopoldo di 25 anni fa, no? Quando abitavo a Caltanissette, mia figlia si allenò perché nella terrazza di Saro Musumarra. Ah, te lo ricordi, eh? E adesso sono cambiato, sono un altro, sì, il mondo cambia e voglio cambiare pure io, sì, perché sennò muoio prima. No, ma non è che così non muoio, però muoio più tardi, sì. E tu, caro mio, se non la finisci di mangiarti il fegato per stupidaggine, sì signore, perché sono stupidaggine, sì. Finisci col nome stampato sul giornale, con una bella croce di sopra. Ma che vuol dire? L'hanno vista ballare, e allora? Nuda sul palcoscenico. E va bene. E allora? E ora? Dico, ora è diventata onesta? Ora è, oh, è onesta. Vuole bene a tuo figlio, hai visto? Ah, quando tuo figlio si avvicina, lei arrossisce. Ah, diventa pallida se le sfiora la mano. Benissimo, sai che cosa vuol dire questo, eh? Che si sentono, sì, le carni si sentono, la carne di lui sente la carne di lei, sì, e se vanno d'accordo le carni si sentono, falle sposare, al più presto, sì, e allora è continentale, romano, sì, ma anche tu, dico, lo sai che è una persona molto per bene, no, una donna per bene, la governante, no, no, la governante non è di Roma, no, nemmeno di Milano, no, 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 è straniera, francese, francese, sì. No, ma che ti devo dire, una settimana che non mi convince, non... No, perché non è come noi, non è cattolica. No, non è cattolica, no. Non ci crede al Papa. Non ci crede al Papa! Permesso? Avanti! No, no, non dicevo a te, Alfio, no. Dicevo al governante. Sì, comunque ora ti devo lasciare, Alfio. Mi raccomando, falle sposare al più presto, va bene? Va bene. Ciao, arrivederci. La signora dorme e non posso disturbare. Lei vuole chiedere a lei permesso? Mi deve scusare, prima di parlare di altri argomenti vorrei affrontare con lei un argomento che mi sta molto a cuore. Ma pare che questa è la prima volta che noi ci troviamo a quattro occhi da quando lei è qua, no? Sì o no? Sì o no che cosa? È la prima volta che siamo a quattro occhi. Sì. Dico, posso parlare liberamente, prego, giusto? Mi fa piacere. Bene. Lei, la signorina in questa casa, lei se ne accorgerà molto presto, non ci sono pregiudizi, per nessuno. Io sono siciliano, mio figlio è nato in Sicilia, ma mi creda, nessuno somiglia così poco a un siciliano quanto me e mio figlio. Si vive secondo le proprie idee, ognuno secondo le proprie idee. Sì, ovviamente entro i limiti dell'onestà, che devo dire che sono ben più ampi di quanto io non potessi immaginare, sì. Lei deve sapere che una sera di 25 anni fa, con la terrazza di Saro Musumarra, ma lasciamo perdere. Le dicevo che nella mia casa c'è libertà per tutti, però fino a un certo punto. Non capisco perché lei mi dice questo. Ecco, perché vedi, noi siamo tutti battezzati e cresimati. Insomma, ecco, mi dispiacerebbe sentire qualche bestemmia, anche perché sai, ogni sera prima di andare a letto faccio il segno della croce, e quindi qualche bestemmia mi dispiacerebbe proprio sentirla. Qua l'unico che può bestemmiare sono io. Prima di tutto perché, vede, bestemmio del rato. E poi perché sono un vecchio bambino, un domino di Dio, mi perdono. Ma gli altri no, gli altri non devono bestemmiare. Continua a non capire, chi altro deve bestemmiare? Bene, no, noi non siamo bigotti, ma siamo cattolici. Insomma, ecco, mi dispiacerebbe, signorina, che lei dovesse pronunciare qualche frase, ecco, poco rispettosa. Ma nei riguardi di chi? Nei riguardi, ecco, nei riguardi di questo, vedi? Noi Gesù Cristo, noi lo rispettiamo. Ma signor Leopoldo, sono cristiana anche io. Mi ha detto che non è cattolica. Non sono cattolica, ma sono cristiana. Si può essere cristiani senza essere cattolici? Sicuro. Boh, forse questa cosa non me l'hanno spiegata a me. Comunque, se vogliamo andare d'accordo, se vogliamo essere amici, lei può fare quello che vuole, faccia la massima libertà, io sono aperto. Però l'importante, guarda, lei può avere un fidanzato, un amante, può fare quello che vuole.
Io non sono fidanzata e non ho un amante. Ma non c'è niente di male avere un amante. No, io non mi formalizzo. Lei può avere anche due amanti se vuole. Però, un momento, non le deve fare dormire a casa, nelle lette di casa mia. Mi dispiace che lei parla così. Ma perché? Non c'è niente di male avere un amante, no? Ma io non ce l'ho, ma perché insiste? Vabbè, ma perché non si calma? Scusi, mica le ho detto che ha rubato. D'altronde lei non è sposata, non è impegnata, se vuole avere un amante, no? Ma io non ce l'ho! Ho capito, meglio così. D'accordo, le stavo dicendo che lei in casa mia può fare quello che vuole, la massima libertà. Se le fa piacere anche non avere un amante. Però se ricordi che io ho un principio nella vita. Nella vita un poco di religione ci vuole. Siamo d'accordo? Molto d'accordo. Allora, tre bien. Tre bien. Beh, che voleva chiederle? Le volevo chiedere il permesso per uscire. Ah, ma pare presto ancora con i bambini fuori? No, con i bambini ci pensa Iana. Volevo uscire sola per andare in chiesa. Lei va in chiesa? Perché si stupisce? Nella nostra chiesa? No, nella mia. C'è una chiesa calvinista a 200 metri da qui. Oh, e che cosa si fa nella chiesa calvinista? Assisto all'uffizio. Ah, no, alla messa. No, nella nostra chiesa non si celebra. Ah, ecco, lo dicevo io. Va bene, se vuole guardare. Grazie. Prego. Ma lei non esce stamattina? Io? No, perché non esci? Ma oggi è domenica, i cattolici la domenica vanno a messa. Ah, già. Sì, sì, io quando ero in Sicilia ci andavo ogni giorno, però vedo qua a Roma le chiese sono lontane, bisogna pigliare l'autobus, che importa se salgo sull'autobus, non so perché, ma litigo con qualcuno. Ma per i cattolici? E poi mi creda, io sono convinto che un buon cristiano può anche pregare a casa sua, anche bisogna andare a messa. Questo è vero, ma per i cattolici è bene la domenica andare a messa, sennò è peccato grave. Non ci credo, questi sono cose che dicono i preti, quelli preti ne inventano di tutti i colori. Andiamo, ora non andare a messa è un peccato grave, che sono, rubare o ammazzare. No signore, non ci sto, non mi va giù. Lei non è cattolico? Certo che sono cattolico. No, assolutamente. Ma che fa, scherza? Non è cattolico. Se fossi cattolica sarei felice di praticare la chiesa qui a Roma, nella chiesa stessa del vicario di Dio. Le ho detto a che... questo ci crede, vero? A che cosa? Che il Papa è il vicario di Dio. Ma certo che ci credo, se le ho detto che sono cattolico, come fa? Magari bestemmiare. E allora le cose bisogna farle seriamente. Se fossi cattolica lo farei seriamente. Andrei ogni domenica a messa. Già. Mi scusi se le ho parlato e le ho detto queste cose. Arrivederla. Arrivederla. Sveglia, sveglia, forza, con migliori, andiamo, oggi sono a messa, forza. Cos'è questa novità? Sì, è una novità, ma purtroppo dovrebbe essere un'abitudine vecchia per giunta. Babbo, desidera qualche cosa? Sì, voglio andare a messa con voi due. Perché? No, perché oggi è domenica, no? Ma lo so che cosa vuoi dire, ma noi non ci andiamo mai. Male, malissimo, ci dobbiamo andare sempre, tutti i giorni. Anche se a me i preti proprio non mi sono simpatici. Ma che importanza se non mi sono simpatici? Sono cattolico e devo andare a messa. Tanto che sono protestante. Tu che sì? Non lo so. È cattolica. Ma chi le ha messo tutte queste idee in testa oggi? Me le ha messe la tua governante. La governante nuova. Caterina Nera ha fatto il primo scandalo, eh? Scommetto che l'hai vista nuda. L'unico bestione che l'ho nuda sei tu, canice. Perché Caterina Nera, ricordati che non si fa vedere nulla, perché qui ha una testa che cammina. Non riesce a perdonarmi di avergli tolto il primato delle gambe in tutta la famiglia Platelli. Cretino, ma le gambe? Gambe sono specie di stecchini, dopo, le mie sono gambe. Vuoi che me le i pantaloni e faccio vedere a tua moglie? Non ti preoccupare, tanto io non sono geloso di un vecchio settantenne. Tu non sei geloso di nessuno. Può dirlo forte. Ieri sera ha permesso all'uomo più spiritoso di Roma di farmi una corte terribile. Terribile. Sa cosa c'era di terribile in questa cosa? Che c'era di terribile? Prima di tutto la sua sincerità, una sincerità terribile. E poi un numero straordinario di parole indecenti. Diceva sinceramente tutti i suoi desideri, tutti. E chiamava col loro nome le cose che desiderava. Tutte. E che cosa desiderava questo uomo spiritoso, terribile? Ma dai papà, ma le cose che desiderava è molto probabile che appartengono ad Elena. E infatti, pezzo di scimunito, è molto probabile che questo appartenga a te, visto che è tua moglie, no? Bravo babbo, hai ragione, babbo. Le do un bacio. Sì. Allora, dico che quest'uomo terribile te può fare tutta la corte che vuole, però mi raccomando, tu cerca di comportarti, non vorrei essere il padre di un giusto... Ecco. Ma dov'è questo qua? Chi è, Romano? Romano, si chiama Cesare Assunto. Ah, Cesare Assunto, perciò se è romano si chiama Cesare. Hai Cesare? Ma so quando sono spiritoso sto Cesare. Ma dico, ma possibile che ancora, che cammina a scalza? Ma possibile dopo 5 anni che ti abbiamo strappato dal tuo paese, sei sempre senza scarpe? Lasci stare con le scarpe, si stanca. Ma dico, se viene qualcuno da fuori, che cosa può pensare? Che te ne andiamo senza scarpe? Ma
Io quando sento suonare alla porta me le metto le scarpe. Me le metto le scarpe. Bravo. Sicilia, Sicilia. Che errore madornale pigliare una siciliana. Il pezzente, nasciste pezzente e menniche e sei rimasta menniche. Perché ti sei ingannato ora? Che cosa stai facendo? Che cosa stai guardando? Sono un paio di gambe, brutte per giunta. No, signor Leopoldo, non sono brutte. Non sono brutte. C'è che hai detto, ma forse, sciò, andiamoci. Hai capito? C'è che cosa ridere, che non è una donna. Niente, è un cane con la parola, con qualche parola. Sì, ma è tanto affezionato ai bambini. Pure i cani sono affezionati. Incapace di dire una parola cattiva. Perché dicono parole cattive ai cani? No. Non saprebbe rubare una spilla. Ma anche i cani rubano. E allora che facciamo? La licenziamo? No. La rimandiamo in Sicilia? Non ho detto questo, non ho detto questo. Che è successo? Oh mio Dio, oh. Ho avuto una visione. Un'altra volta. Tu mi dicevi? Vado dal barbiere. Fra mezz'ora, quando avrai finito i tuoi acquisti, vienimi a prendere. Io vengo dopo mezz'ora e allora mi accorgo che c'è molta folla. Ti cerco, ma non ci sei. E allora chiedo di te. Un barbiere in camice bianco, tutto tremante, mi si avvicina e mi dice: l'hanno portato via poco fa, mentre gli radevo la barba, mi ha preso il rasoio dalle mani e si è tagliato la gola! Che orrore! Ma dico, ma mi dici una cosa, ma tutte queste cose, quando le pensate? Sono un minuto fa stava parlando con me! E io in un minuto riesco a vedere tutto quello che succede in mezz'ora. Figlia mia, in questa testa c'è Crusca, caniglia c'è in questa testa. Ringrazia Dio che non ha sognato il portinaio che la violentava per le scale. Mi scusino. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Signorina, ma non doveva andare in chiesa lei? Ho pensato che andrò a mezzogiorno, se loro permettono. Certamente, Caterina. Grazie. Mi è inutile che ti alzi e ti fa vedere, tanto manco domanda, non ti guarda proprio. No, invece se mi ha guardato, Se sapesse come. Ma quanto siete stupidi, tutti e due. Signorina, mi tolgo una curiosità, mi dica una cosa. Nella famiglia Francesco lavorava prima di venire qua. Dico, c'era l'usanza di andare nudi, slip per casa, insomma. Insomma, la domanda è, lei approva che un uomo mostri le gambe come una ballerina? Mi perdoni. Papà, uno di questi giorni giuro sulla cosa più santa che ho che ti cucirò la bocca. Perché? Che cosa ho detto? Non ho detto niente di sconveniente. Oh, è timida, ma mi avete riempito la testa, che è francese, che è libera. Io per non fare la furia del vecchio arretrato siciliano mi sarei tolto anche i pantaloni, per non fare... Ma, che è la verità è una, che è la... Non ho visto scusare. Proprio, non vi dovrei dare retta. Signorina Caterina. Io taglio la corda. E io vado a fare il bagno. Mi deve scusare, ho commesso una gaffe enorme, ma mi hanno riempito la testa di chiacchiere. Piuttosto, mi dico una cosa, è vero che lei prima di accettare di venire a lavorare da noi ha avuto qualche titubanza perché pensava che noi fossimo una famiglia siciliana, all'antica, insomma, piena di pregiudizi? La verità è tutto al contrario. Io ho avuto tre proposte, una da una famiglia francese, una da una famiglia milanese e la loro. Ho preferito venire qui perché pensavo... Che cosa pensava? Pensavo che questa fosse una famiglia all'antica, un po' patriarcale. È rimasta delusa? Non vorrei dire più di quel che penso. So solamente che voi siete delle persone molto per bene. E anche la signora è nota per la sua onestà. Sì. Anche se? No, niente, volevo dire No, parli tranquillamente, lei ha detto anche se, quindi che viva quello che pensa. Anche se la signora ha un modo di fare, di parlare abbastanza spregiudicato. Mi perdoni se ho detto queste cose, e lei mi ha costretto. Sì. Era meglio non dirle. No, ho fatto bene a dirle, hanno la loro importanza, si accomodi. E mi dico un'altra cosa. Dico, è vero che in Francia c'è tutta questa libertà di costumi? E dipende, ci sono delle zone dove ci sono dei costumi rigidissimi e altre invece dove si vive un po' liberamente. Ah, bene. E quindi, insomma, non siamo, ma mi dica una cosa, in Francia è vero che pensano che noi siciliani siamo come gli africani, selvaggi, arretrati? Ma no, in verità ci sono molti costumi particolari, però io personalmente preferisco le famiglie all'antica. Ah, certo, perché? Io no? Che cosa pensa lei? Che cosa pensa? Che a me mi piace vedere il primo venuto mettere le mani addosso sul petto di mia nuora con la scusa di guardare la spilla? O infilare la mano nuda sotto il braccio, certe volte sotto l'ascella, con la scusa di accompagnarla da una stanza all'altra? O vedere mia nuora stessa, alzarsi la gonna per far vedere che si è sbucciata in ginocchio? O addirittura vedere le mani addosso agli altri, ai mariti delle altre, per sistemare la cravatta? Ah, cara signorina, andrò a Caltanissetta, ero famoso per la mia severità e perché no, per la mia gelosia, sì.
I maschietti quando passavano vicino a casa mia facevano il giro largo. E deve sapere che una sera di 25 anni fa, durante una festa da ballo, sulla terrazza di Saromo Somarra, perdetti il lume degli occhi e gridai a mia figlia di ballare più staccata. Mia figlia aveva 15 anni e si avvelenò. Che disgrazia. Ma io non volevo gridarlo a lei, no, io volevo gridarlo a quel mascalzone che le stava addosso come con la sanguisuga a tirarle il sangue. Poi sono venuto qui a Roma con mio figlio, con mia nuora, e sono cambiato. Devo dire che sono cambiato. Credo di essere cambiato. Ma voglio illudere di essere cambiato. Ma non sono cambiato. Il mio cuore è rimasto lì a Caltanissetta, nella casa bianca, con le persiane verdi. Quella casa sgridavo tutti, li facevo tremare. Ma tutti quelli che facevo tremare io li adoravo. E loro adoravano me. Aiana, quella specie di cane di ammaestrato. Le voglio bene, sa perché? Le voglio bene come una figlia. Perché ancora se lava i capelli col petrolio, come mia madre. Iana mi ha dato l'aria della Sicilia che mi mancava. Pure tu, cuculì fuori, tutti nudi in questa casa, tutti nudi. Ma cosa? L'ha arrabbiato? Ma non mi pare. Ma vuole rispondere lei, per favore? Sì, pronto? Sì, ma io... Caterina, chi è? Il dottore Assunto. No, sono la governante. Sì, ma la signora è qui. Aspetti. Ha chiuso. Non si preoccupi, ritelefonerà. Sai, un bravissimo psicanalista, un uomo benefico per me. Avrei sempre bisogno di suoi consigli. Io ho molte inibizioni, sa? Vorrei tanto guarirne. Sa, anche io ho studiato psicanalisi in Francia. Ah, sì? Sì, che bellezza! Io ho capito che le inibizioni sono cose da cui non bisogna guarire, specialmente se il soggetto è una donna. Ma che dice? Sì, signora, la vita con l'inibizione è molto più ricca, creda a me. È l'espressione di una donna inibita. È molto interessante. Davvero? Sì, signora. Signora. Che è successo? Perché quella faccia? Lei conosce bene Iana. Perché mi fa questa domanda? Oh, per nulla, nulla. Come nulla? Parli. Signora, una cosa che mi sembra una pazzia. Un brutto sogno ad occhi aperti. Se permette... No. Lei ha detto che voleva parlarmi di Iana e quindi mi dica. È una cosa veramente aberrante. Ma si è accorta che Iana fa la cresta sulla spesa? Oh, no, signora. Mi sono accorta invece che è una ragazza onestissima. Si farebbe ammazzare per la loro famiglia. Bisogna vederla come cura i vostri interessi con i rivenditori. Quando si parla di questa famiglia diventa feroce, come un cane da guardia. E allora? La cosa riguarda me. Lei? Sì. Ma mi dica, si spieghi. Signora, mi trovo in un grande imbarazzo. Cos'è successo? Signora, non è semplice, mi creda. Ma le è forse mancato di rispetto? Le ha fatto qualche cosa? Oh, no, signora, no. Mi guarda. La guarda? Sì. E in che modo? L'altro ieri è rimasta a guardarmi 4 minuti. Dico 4 minuti di orologio. Aveva in mano una stoviglia da asciugare. Era l'altro lo strofinaccio. Ed è rimasta così, a fissarmi per 4 minuti. E 4 minuti sono lunghi, signora. Oh, ma credo bene. Certo, deve essere un gran imbarazzo sentirsi dietro una povera stupida che ti guarda con gli occhi sbarati. Ma non si preoccupi, lei dirò io di lavorare e di non stare più a guardarla. Sarà rimasta impressionata dal fatto che lei è francese. Non si preoccupi, accomodo tutto io. Oh, lo so, ora, ma non le dica nulla. È così buona, così semplice. Questa è una sacrosanta verità. Iana è la più buona e semplice creatura che io abbia mai conosciuto. Vedrà che servirà a lei col tempo e non sarà più a guardarla. Ieri sera, però... Ieri sera ero nella mia stanza, recitavo le mie preghiere. Ad un certo punto sento aprire la porta piano piano. Oh mio Dio! Non mi sono girata, ma dal rumore dei piedi scalzi ho capito che era lei. Ho continuato a pregare, malgrado lo sguardo di quella poveretta fisso e continuo. E quel respiro affannoso che ha lei quando guarda qualcosa attentamente. Mi vedo un tale disagio. Ma scusi, perché non si è girata e le ha detto chiaramente di smetterla? Ma pensavo che se ne andasse, che chiudesse la porta. Invece lei a un certo punto mi ha detto... Le ha parlato? Sì. E che cosa le ha detto? Ha detto, signorina, se lei è stanca, posso aiutarla io a spogliarsi. Iana le ha detto questo?
Oh mio Dio, Jana! Che lei, signora? Jana! Signora, non le dica nulla, per favore. Sa, in queste cose è facile ingannarsi. Se mi sono confidata con lei è perché pensavo che lei... Ma se lei non si è accorta di nulla, forse non... Forse io ho detto la cosa più cattiva e crudele, naturalmente in buona fede. Mi promette che non dirà nulla alla ragazza prima che magari io provi qualche altro giorno. Signora, me lo promette? D'accordo, glielo prometto. Grazie, signora. Elena, dove sei? Sì, che prendere la vestita. Elena! Sì, sì, arrivo, che c'è? Elena! Da oggi qui le cose cambiano. Sì, 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 chiamatemi pure vecchio selvaggio, vecchio arretrato, vecchio rimbambito, ma qui bisogna tornare indietro perché siamo andati troppo avanti. Sì, signore, siamo andati troppo avanti. Ecco, bravo, era ora. In questa famiglia c'era una sola persona che si comportava come una donna per bene, con rossore sulla faccia. Non dico che le altre fossero disoneste, ma non si arrossiva più in questa casa. Se dicevano parole da taverna, se andava nudi per casa, si toccava il primo venuto come fosse un fratello o il marito. Le persone non si toccano, abbiamo la parola, quella basta, non c'è bisogno di toccare. Solo una non si comportava così, l'unica che somigliasse a mia figlia Katia. E questa persona noi l'abbiamo trattata come un cane, come un animale, ma da oggi sarà portata sul palmo della mano. E chi è questa persona? Chi è questa persona? Jana! Jana? Jana, sì signore, Jana! Che cosa avete da guardare? Che cosa è successo? Eh? Mi fa sveleno, è impazzito. Una ragazza siciliana, una ragazza del paese. Ma babbo, non è ancora certo che quello che abbiamo supposto sia vero. E neanche la signorina Caterina è certa del suo... E papà, vuoi una pesca o una pera? Una pesca. Non me dare niente. Ho comprato veleno, ma siciliana! Serve la signora Era. Prenda la pesca di sotto, signora! È la migliore! Se è la migliore, diamola alla nostra ospite! Oh, mi perdoni, signorina! Io pensavo che a lei le pesche non ci piacevano! Se non si figuri, lo sa quanto le voglio bene! Jana, vieni qua, dammi una pesca. Sì. Ma cos'hai sulla faccia? Niente, ho sbattuto. E dove hai sbattuto? Sulla... non mi ricordo, sulla... Non hai sbattuto, dimmi che hai fatto. Leopolduccio giocando mi ha fatto così col piede. Così col piede? Ti ha dato un calcio sul naso? Sì, però lei sole non ci dia botte, perché lei ci va pesante con le mani. Jana, hai lasciato il caffè sul fornello? Ah, sì, signora! Signora, purtroppo quello che sospettavo è vero. Le chieda perché glielo dico con tanta sicurezza, ma le assicuro che è vero. Se ne andrà! Posso prendere il vassoio con la frutta? La Vicenza immediatamente, mi fa schifo! Che devo sparecchiare? No! No, portaci prima il caffè. Signorina, lei vuole il caffè o l'acqua bollita con la buccia di limone? Grazie, caffè. Signorina, non faccia complimenti. Se lei vuole l'acqua bollita, a me non mi costa niente farla. Non ci vuole niente a prepararla. La signora fa complimenti. Glielo dica che non ne deve fare. Porta il caffè! La signorina ha detto che vuole caffè. Portale il caffè, per favore. Papà, calmati, per favore. Non è poi la prima volta che succede una cosa di questo genere. In Sicilia sì! Ma tu che cosa ne sai? Lo so! Vabbè, ad ogni modo qui siamo a Roma, non siamo in Sicilia. Sbagliare siciliani! Cosa da pazzi, al suo paese! Lo a malapena, vuol dire che c'era un canonico con questa specie di verme! Si comportava come un angelo! E qui, a due passi da San Pietro, questa canaglia mi fa... Ah, ora appena porto il caffè, le do un biglietto, i soldi per il biglietto di terza classe, si piglia sui quattro stracci e se ne torna in Sicilia. Stasera qua non deve rimanere! Signor Leopoldo,
Posso dire una parola? Lei ne dovrebbe dire più di una, signorina, perché lei ci dovrebbe spiegare. Non ho, signor Leopoldo, non è possibile spiegare queste cose. E poi credo che lei ha capito. Quella che sta peggio di tutti qui sono io. Sì, ma proprio di lei io. Bella figura ci facciamo, che vergogna! Chissà che cosa pensano lei della Sicilia, di questa famiglia, della arretratezza. Ma che figura ci facciamo? Vuol dire, una francese viene qua a casa nostra e che cosa trova? Quello che nemmeno a Parigi! Ma signor Leopoldo, ma non sono mica una sciocca! Ma che c'entra lei? Che c'entra la Sicilia in tutto questo? Anzi, se vuole proprio saperlo, a me fa pena quella povera ragazza. E a me invece no! Disgrazie! Mi creda, sono disgrazie! Non le chiami disgrazie, lasci perdere, non le chiami disgrazie! Sa, mi scusi se insisto, ma Iana, nella sua corpo disgrazia la chiami come vuole. Non tiene una tale innocenza. Certo, qua siamo diventati tutti innocenti, le carceri sono piene di innocenti. I bordelli sono pieni di innocenti, tutti innocenti siamo. Ma a me fa pena quella povera ragazza. E a me no! Lei lo dice ma non è vero. È verissimo. E comunque anche se è una disgraziata, questa disgraziata con questa disgrazia a casa mia non ci deve restare. Nella casa dove sta mio figlio, dove sta mia nuora, dove stanno i miei bambini, dove vive lei, signorina. Non ci deve restare. Perché se resta lei stasera mi vado fuori a dormire all'albergo. Ma non si potrebbe farla assumere in un'altra famiglia? Ma signorina, ma che cosa va dicendo? Io con la mia bocca dovrei dire a una persona per bene di prendersi in casa una specie di animale sucio di questo. Oh, ma signor Leopoldo, lei cede troppo alla sua natura di siciliano. Cos'è che non va alla mia natura di siciliano? Non va benissimo, a volte ripugna troppo a capire e compatire. Io credo che Diana si sia fissata con me e scommetterei qualcosa che è data a me. La triste incombenza di renderla anormale. Sta a vedere adesso, la colpevole è lei. Ma lei pensa che io non mi senta colpevole? Se pur io, senza aver fatto nulla di male, metto questa povera ragazza... Lei, signorina, lei è troppo buona, troppo comprensiva, gliel'ho detto mille volte. Che cosa ne sa lei di come Iana si comporta con gli altri? E dico gli altri perché non me va di usare il femminile. Ma si sarebbe saputo, si sarebbe capito. La signora se ne sarebbe accorta. Ah, no, io ormai non capisco più niente. Tu figlia, se mettessi una testa che sei cretina e finirei per diventarlo veramente cretina. Non è che mi sono messa in testa di essere cretina, eh? Parliamo di Iana. Io avrei una proposta da fare. Anch'io ne avrei una. Vabbè, facciamo parlare la signorina, che è la persona più onesta in questa casa. Signorina, parli, però la prego di essere obiettiva, di non cercare sempre di capire gli altri. Creda a me, certe cose non c'è niente da capire, sono quelle che sono. Io avrei questa proposta da fare. Vado via io e rimane Iana. Ma che cosa dice? Sarebbe il combo che gettassimo la pera per mantenere la buccia. A parte il fatto che se anche lei se ne andasse, Iana qua non ci sono venuto di più. Se sei la stessa fila. Io non ho il coraggio di licenziarla, E ce l'ho io. È così affezionata a questa casa. Ama i bambini come una madre. È innamorata di lei, sa? Ama il signor Leopoldo come una figlia. Ama questa casa come una gatta. E lei, signorina, e lei come la ama? È indispensabile che loro mi facciano un favore, perché sennò Iana andrà via, ma io non potrò rimanere. Prego. Quando lei licenzia Iana, io desidero non essere presente. Non si preoccupi, che quando una ha la coscienza sporca e viene licenziata, lo sa bene perché viene licenziata. Ma no, Iana, è così stupida, poveretta. I conti di Iana con Dio saranno sempre alla pari, perché quando le sarà chiesto per le colpe che ha commesso, le avrà qualcosa da chiedere per l'intelligenza che non ha mai avuto. Nessuno è stupido nel momento in cui fa del male. Le invidio questa sicurezza, signor Leopoldo. In fondo anche lei è innocente. Certo, che cosa vuole dire? Sono rimbambito ormai? Ma no, per carità. Voglio dire che lei è innocente nel condannare le colpe degli altri, come Iana nel commetterle. La sua sicurezza, la sua mancanza di rimorso è uguale a quella di Iana. Guardarsi. Siamo siciliani tutti e due. Solo che lei è una siciliana che fa ribrezzo. E io invece sono un siciliano che spezza la schiena a chiunque esce fuori dalla strada giusta. Le ripeto, quando lei licenzia Iana, io non voglio essere presente. E prego tutti quanti voi di non dire a Iana la vera ragione per cui viene licenziata. Non si preoccupi, ci penso io a parlare con Iana. Grazie. E questa volta mio padre mi farà il sacrosanto piacere di ricordarsi che ho 41 anni. 40, Rico, esattamente 2 più di me. 40, Bede, esattamente 2 meno di te. Zio è un po' bruciato, ma è buono lo stesso. Signorina Caterina, per favore, mi aiuti lei a mettere questa scarpa. Posa il vassoio e te la metti da te. E dove la poso? Signorina, per favore, mi aiuti. Ti aiuto io? No, la signorina Caterina. Sei licenziata! E una che facciate la faccia! Sei licenziata! Perché? Stasera stessa, figlia! Perché, signor Leopoldo? No!
appuntamento a Rommel. Sei licenziato lo stesso. È vero, signore Elena. È vero, signore Rito. Sono licenziata. Devo tornare a paese. Sì, Iana, è meglio che tu torni al tuo paese. Ma perché? Per Dio, perché? Non chiedere perché, per Dio. Perché? Non chiedere perché. Stasera stessa, figli! Poi dobbiamo partire! Stasera stessa! Trovai la stazione! Domani mattina ti pigli il treno alle 6! Pasicino! Non batti questa sera, parti domani mattina! Al tuo paese vedrai, ti troverai meglio! La città non è per te! Non sei nemmeno riuscita a prendere l'abitudine di camminare con le scarpe! Ma ti ricordi che non volevi venire a Roma, che tua madre ti dovette picchiare per farti salire in macchina! Mi diritti via! Ragazzi, bambina a cui badare! Picchi via, tu picchi via! Lei, la sua bebè Sinderi! Io, se non li vedo per un giorno, muoio! Su, picchi via! Stupida! Mi schiaffeggi! Mi ammazzi, stupida! E non fai il fratello! Mi ammazzi! Sei veramente una stupida! Signor amico, pure lei vuole che io me ne vada! Io ne voglio tanto andare, me lo sogno la notte, eppure lei signora, io me lo sogno la notte. Io, vattene via, stasera la stessa fine, se ne vai alla stazione a dormire. Al tuo paese ti sposerai, dai, al tuo paese. No, non mi sposo, non mi sposo, perché? Non mi sposo, perché non mi piacciono gli uomini, non mi piacciono. Via, vattene via. Allora è fatto, nessuno mi vuole. Signora Elena, no, niente, è lei signor Enrico. Ma non è lei, lei ce l'ha con me perché non gli ho aperto la porta. Quale porta non ti ha aperto? La mia, del signore Rabbiareggio, bussava, bussava. Dicevo che stava male, ma non era vero che stava male, perché io già c'ero andata nello studio quando mi chiamò per la prima volta, e non era vero! A me queste cose non mi piacciono, io me lo sogno la notte, ma non in quel senso, e poi voglio tanto bene alla signora, voglio tanto bene a me! Cioè, prima che le muovo tanto osso! Stasera ti farò uscire, figlia! Ti farò portare dai carabinieri! Alla stazione! No, non darsi a te scambio! È una prostituta! E ti mettono sulla strada giusta! Se non te lo resta, almeno della natura! Vergogna! Posso chiamarla Alessandro? Mi chiami come vuole.
lei, Alessandro, che è un grande scrittore. Ma sa che ho visto la sua foto su una rivista americana? Quando? Ieri l'altro. Che rivista era? Non mi ricordo, ma mi pare fosse Life. Non è possibile. Non ho dato nessuna fotografia a Life. Eppure a me pare proprio che fosse Life. Ce l'ha qui? No, l'ho sfogliata dal parrucchiere. Ma non sarà stata per caso Time? No, no, era proprio Life. Strano. Non sapevo che Life avesse pubblicato una mia fotografia. Vorrei morire. Lei, Alessandro, che è un grande scrittore, mi dica con tutta sincerità, cosa pensa di me? Anche lei. Perché anche io? È la frase di tutte le donne italiane. Chissà cosa pensa di me. C'è pure una storiella in proposito. Ma io non ho detto chissà cosa pensa di me. Io ho detto chissà cosa pensa di me. Chissà cosa pensa di me. Si dice quando fra un uomo e una donna è successo qualche fatto prima del previsto e fra di noi mi pare non sia successo nulla. Dunque, cosa pensa di me? Che gliene importa? Io non mi interesso mai di quello che la gente pensa di me. Ma lei è un romanziere, le basta leggere le critiche che scrivono sui suoi libri per sapere cosa si pensa di lei. I critici? A lei che è una donna normale, no, normale non è un'offesa, a lei che è una donna che non scrive, può capitare di meglio, di finire ad esempio in un racconto. È meglio essere capita da un artista che da un critico. Ma allora lei pensa che io posso finire nel racconto di uno scrittore? Lei sta scrivendo qualcosa su di me? No, e poi non è detto che debba scriverlo io, questo racconto. Lei conosce tanti scrittori. Ma lei è quello che mi piace di più. Mi dica, la scriverà qualcosa su di me? L'ha già scritta? No, le assicuro di no. Ma lasci perdere, parliamo seriamente. Ma stiamo parlando seriamente? No, lei non parla con me come parla con i suoi amici. Come parlo con i miei amici? Come si parla fra uguali. E con lei come parlo? In un modo completamente diverso. È un altro lei quando parla con me. Sembra che lei restringa la sua mente per far passare solo qualche piccolo, piccolo pensiero che vada bene per il mio piccolo, piccolo cervello. La sua è un'impressione sbagliata. Io parlo con lei come parlo con tutti, mi creda. Potrei anzi dire... Lasci perdere e mi dica una cosa. Una cretina può rendersi conto di essere cretina? No. Sa che io sono soggetta a visioni terrificanti? Che vuol dire soggetta a visioni? Sì, sì, visioni. In pieno giorno, mentre sto lavorando o sto mangiando. Sarà il subconsciente? Non lo so. L'altro ieri ho avuto la visione più terrificante della mia vita. Cosa ha visto? Parlavo con una ragazza idiota. E naturalmente parlavo in un certo modo, come si parla con gli idioti. Lei, la poveretta, non sospettava minimamente che io potessi ritenerla un idiota. E a questo punto che ho avuto la mia allucinazione, o meglio, la mia intuizione, mi vedevo che parlavo con lei, Alessandro, o con un uomo intelligente come lei. E mentre io parlavo, lei mi capiva come io capivo quella ragazza idiota. Nella mia allucinazione io ero doppia. Da una parte era quella che non capiva e dall'altra era quella che capiva di non capire. Perché? Perché ha fatto questo? Perché mi scusi. No, lei mi deve dire perché ha fatto questo. Mi scusi, la prego. Mi dica perché ha fatto questo! Lei mi vuole costringere a dire una frase sciocca. Ebbene, gliela dico. Ho perduto la testa. No, lei non ha affatto perduto la testa. Sì, l'ho perduta. Completamente perduta. E invece no, ha fatto tutto freddamente. No, non l'ho fatto freddamente. Invece sì, l'ho fatto freddamente. No, glielo giuro, non l'ho fatto freddamente. Signora, mi scusi, ma si è staccata la presa in camera da letto. Il signor Leopoldo deve telefonare. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno. E lei lavora qui adesso? Sì. E come sta? La trovo un po' pallido. Sono pallido? Sì. Mi trova pallido? Sì, un pochino. E lei? Ha lasciato la Francia? Sì. Pronto? Signor Raffio, si è staccata la presa in camera da letto. Sì. Il signor Leopoldo arriva subito. Sì. E qui, glielo passo subito. Pronto, Raffio? Sì.
E siete che tuo figlio? E allora, lei è sempre comunista? Io non sono mai stato comunista. Ma cosa vuoi che ti dica? Le chiamano pregiudizi, loro naturalmente, ma è onestà. Sì, capisco, te capisco. Pensateci bene, sì, una ballerina. Pensateci prima di fare una cosa e poi non potete più tornare indietro. Adesso gli vuole bene, va bene. Non pensa che a lui oggi, ma poi domani chi lo sa, eh? Già, bravo. Negli articoli che lei pubblicò in Francia mi era sembrato che lei fosse comunista. Riconosco l'importanza del comunismo, ma non sono comunista. Certi lati del comunismo addirittura li odio. Ma come? Io pensavo che lei difendesse la borghesia. E perché dovrei difendere la borghesia italiana? È stata la borghesia italiana ad impedirmi di scrivere per 10 anni. Sì, ma cosa se ne fanno dalla cultura? Che se ne fanno? Poi quando la pellono la bolla che ci mettono? Un libro... E quali meriti avrebbe la borghesia italiana? Cultura no. Nessuno in Italia legge libri o va a teatro. Ma proprio nessuno? Per nessuno intendo pochi. Vada nella hall di un albergo. Tutti gli stranieri hanno un libro davanti e leggono. Poi c'è uno che sta così. Quello è un italiano. Non ho mai visto un ricco italiano proporre una legge che riduca i propri guadagni per aumentare il benessere del suo paese. Per libertà, il padrone del mio giornale intende, non la mia, di scrivere quello che penso, ma la sua, di pagare gli articoli sempre meno. Oh mio Dio, com'è materialista! Sì, sono materialista, non voglio lavorare gratis. Sì, per favore, Raffa, parla più forte, che caccia uno cavallo, non mi fa sentire niente, sì. La prego, parli più piano. Ma scusa, ma lei è siciliano? No. E allora perché parla male dei siciliani? Scusi, solo noi siciliani possiamo parlare male di come ci ha trattato il governo italiano. Scusami, Affio. Sì, ma che c'è uno che parla, non so che cosa dice, non fa il massimo. No, Affio, fate una grande fesseria, non la fate! No, io quando mi accorsi che Anna non era quello che pensavo, la rimandai subito in Sicilia. Certo, sì signore. No, ne abbiamo una nuova, la cameriera, sì. No, la procurata, la governante, sì, Caterina. La conosceva lei perché stavano insieme nella stessa famiglia francese, sì. Sì, si chiama Francesca. Sì. Graziosa? No. Lei non ci vede con gli occhi, eh? Ma babbo! Non capisco. Non capisci? Ora glielo spiego io. Lei che cosa vuole vedere? Questo medaglione? E allora lo guardo con questo, con gli occhi. Non c'è bisogno di mano. Mano a posto. Il signor Alessandro si intende molto di oreficeria, sì. E sono sicura che capirà benissimo da chi è stato lavorato questo medaglione. Sì. Il petto della donna non è un tavolino. Signora, permette, vero? Prego. Bravo. Prendi esempio. Quando qualcuno ti vuole vedere il medaglione, ti scaggia la caterina, te lo mette nelle mani e così se lo può guardare. Sì, con tutta tranquillità. Guarda. Va bene? Poi scommetto che non le piace più, vero? Usapevole. Babbo, lei è diventato davvero insopportabile, vergognoso! Quindi vai, nevrotica, sbatti le porte, grida! Signore mie, siamo impazzite! Il marito in campagna, all'acqua e al vento, per portare avanti la famiglia, se non è in mezzo assemenato con figlia di contadina, ma comunque siamo all'acqua al vento! E questa, la signora qua che va mostrando il medaglione! Cosa da pazza, va! Mi trovo in un disagio spaventoso, non so cosa fare. Gradibile. È un bravo uomo. Ma c'è ancora il signor Alfio? Il signor Alfio, sì. Ci dice per fuori di andarsi a spezzare il collo, lo vuole. Ma a me, ma non mi butta fuori. Se sto figlio se vuole pigliare tutte le corna che ci sono state lasciate e se le mette in testa, fa il padronissimo per farlo, tanto non sarà né il primo, ma manco l'ultimo con noi. E sembra che mi dà lei. E non è successo nulla. Sì, il signor Leopoldo le chiamerà dopo. Sì. D'accordo? Sì. Arrivederci. Mi si rompe il collo! Mi deve scusare, non ce l'ho con lei, ce l'ho con mia moglie. Il signor Alessandro è un uomo per bene. Che fa? Non lo vedo che è intelligente. C'ha due occhi che sembrano due specchi. Si accomodi, qua, vicino alla mia. E lei, Caterina, si sieda pure lei. Allora, mi dico una cosa. Lei che cosa scrive? Di che si occupa? Romanzi, racconti, saggi. Bravo. Ma la leva una curiosità, dico, per farsi pubblicare un libro bisogna pagare l'editore, vero? No, è l'editore che paga, signor Alessandro. E anche molto bene, credo. Gli editori sono tutti ladri. Gli editori e i mezzadri come sono? Ladri. E gli avvocati? Ladri. E gli ingegneri? Ladri. E i medici? Ladri di passo. Qui, caro mio, se non stiamo attenti, ci levano i calzini dalle scarpe, senza scarpe dai piedi.
Ha capito? Oh, una finisci. Signora, ho sistemato tutto, sono diventati anche amici. Prego, signora, si accomodi. Ah, vieni. Avanti, ti sei tranquillizzata? Avanti, perché non offro qualche cosa al nostro ospite. Vuole un cocktail? No, preferirei il tè, sebbene sia un po' tardi. Lo vado a ordinare subito. Bravo. E siete, Elena, dico, hai raccontato quello che ci è successo con Elena? Sì. Già, la signora mi ha detto. Che? Una cosa da pazzi, capisci? Una siciliana, lei la conosceva? Ma sì, l'ho vista due volte. Dico, e si poteva mai aspettare una specie di pesce come chi ha alluciato la lampara si potesse nascondere una fogna del genere? No. Anzi, avevo detto alla signora Elena, quando mi parlò dei primi sospetti che avevate sulla ragazza, che doveva sicuramente trattarsi di un errore. Ma quale errore? Ma che va dicendo? Qual errore? Strano però, uno scrittore dovrebbe capire subito la persona che ha davanti, invece lei si è ingannato. L'intuizione degli scrittori è di un altro genere. Vedono spesso una persona, non come veramente è, ma come serve che sia alla loro immaginazione in quel dato momento. Non ho capito. Per esempio, io vedo Iana e intuisco in lei l'immagine di una povera ragazza, sana, onesta, priva di sensualità e nello stesso tempo, per la sua innocenza assoluta, portata ad attirare su di sé tutti i sospetti. E nello stesso tempo lei commette un errore madornale. E mi sbaglio. Certo. Sì, nel senso che non ho intuito Iana quale essa è nella vita, ma il personaggio che ho intuito in lei, se lo descrivo e lo faccio agire in un racconto, risulta vero e molto commovente. Beh, mi convince quello che dice, sì. Ma sì. Lei ha capito? E certo, ho capito. Cretina, ci sei tu, io no. Vedi, lo scrittore voleva dire questo, dico, uno scrittore non è che necessariamente deve fare lo sbirro, il poliziotto, che deve sapere se uno è assassino o un'altra è prostituta, no. Che sai, cioè, vede me per esempio, ci sediamo, io qua e lui là. Ma guarda e immagina che io sia un assassino che per esempio ho avvelenato la cameriera oppure la nuora, uno di voi. E allora così lui mi descrive in un romanzo, capisci? Basta! Ma chi è che parla? E mi è passa la voce di Caterina. O di Francesca? No, di Francesca no. Caterina! Oh. Caterina! Sì signora, il tè è quasi pronto. Ma chi ha gridato? Ha sentito gridare? Sì! Sì, non era la voce di Francesca. Ma no, Francesca era con me. No, non ha detto basta. Ma no. No. A dir la verità, a me non è sembrata la voce di Francesca, eh? Saranno state quelle del piano di sopra, gridano sempre. A me è sembrata la sua voce. No, signora, la mia assolutamente no. Beh, lasciamo perdere, che come sempre ragiona Caterina, saranno stati gli inquilini del piano di sopra. Bene, il tè? E come mai non arriverà già tutto pronto? Francesca? Signorina, arrivo subito. Mi sono incastrata nella maniglia della porta. Eccomi. Arrivo. Francesca, l'hanno sentita gridare. Me? Sì. E quando? E poco fa, era lei? Oh no, certamente no. Ah no? E il latte? Oh, lo porto subito. Bene, grazie. È un bellissimo tipo, quella ragazza. Di dov'è? Di dov'è Francesca Caterina? Ma guardi, la conosco da molti anni, ma non so di dove sia. Serviamo prima il grande scrittore. Certamente, ma lo sai che Caterina è una sua ammiratrice sfegatata. Oh, io adoro quest'uomo, non solo per la sua arte, ma anche per la sua bontà, la sua sincerità, che nasconde dietro questo fale brusco. Lei è un buon uomo, veramente buono. Mi fa piacere, grazie. Io gli rimprovero di essere però un po' troppo pessimista e triste nei suoi libri. Ma vuole che sia allegro? Guardi che la società in cui viviamo è orribile. Ha ragione, tante parole, caro mio. Gli uomini non vogliono più rispondere delle proprie azioni. Tutti i filosofi non fanno che liberare dalla responsabilità personale. Freud, Marx sono in gran voga. La gente non vuole più rispondere dei propri atti. Ho rubato, ho ammazzato. Se sono un proletario marxista dirò che la colpa è del capitalismo. Se sono un borghese dirò che la colpa è di mio padre che mi ha dato delle inibizioni. Mia la colpa non è mai. No, grazie. Sante parole, caro mio, sante parole. Di dov'è lei? Di Padova, non si sente? No, manca da molto dal Veneto. Oh sì, mi portarono via che ero di un anno e mezzo. Molto bella. Come dice? Francesca, un po' di latte. Ma subito. Che è successo? Oh niente, e lei gradisce un altro po' di latte? No, vorrei un bicchiere d'acqua. Io lo porto subito. Che fa? Scrive un pensiero? No, tutt'altro.
Interessante questo scrittore. No, mi piace, sì, amico. Intelligente. Fame. Devo parlarne. Dice cosa sai? Domani in questo numero. Sì. Micaloso, lì. Quante lingue straniere le conosci? Tre. Inglese, francese e tedesco. L'inglese lo parlo meglio dell'italiano. Ma hai imparato da solo o dalla sua governante? Dalla governante. No. Ne ho una diecina. Ehi, addirittura. 10 governanti hanno collaborato per fare questo rivoluzionario. Ho un'educazione borghese, che posso farci? Ma questo non significa che io sia borghese. Lei è un borghese marcio. Lo scriverei io un saggio su di lei. E cosa direbbe Caterina? Direi che scrive intingendo la penna nel vomito. Come sarebbe? Lei non descrive le cose che ama, ma le cose che le suscitano ripugnanza. Ecco una sua ispirazione, la ripugnanza. Se fossi freudiana come lei direi... Io non sono affatto freudiana. Ma lo è diventato adesso. Direi che lei nella giovinezza non riuscì ad espellere il disgusto che qualcuno, non so chi, gli avrà dato. E ora va alla ricerca di quello stesso disgusto per poterlo ora sfogare interamente. Ecco un altro suo nuovo insentimento, la speranza. E mi pare che sia un bel sentimento. La speranza di vomitare. L'importante è che la mia ispirazione sia sincera. Sì, sì, è sincera, non dico di no, anche perché questa è un'ispirazione di un animo moralmente elevato. Perché il disgusto per le cose brutte e cattive è tipico degli gli spiriti che hanno un'alta moralità. E lei di questo disgusto ne ha bisogno come del pane. Viaggia, osserva, scrive, annusa nella politica, nei costumi, nella società, alla ricerca delle cose più repellenti. Come un cane per strada, che va a cercare tra i cattivi odori il più cattivo, e lì si ferma. Lei ha sfoderato le unghie, senza che io le abbia fatto ma nulla. Ma perché lei è cambiata così improvvisamente? Io dico sempre che è un brevissimo scrittore, ma a volte veramente è esagerato. No. Le sue cose, mi creda, resteranno come dei quadri tenebrosi, dove non si capisce se i colori chiari li abbia sbiadite a tempo, oppure se è stato il pittore a non averli saputo dipingere. Lo accusano di essere un artista sensuale. Ma non mi faccia ridere. Ma perché ride? Lei è un frigido. Come lo sa? Adesso lei entra in cose private, eh? No, no, signora. Non parlo della frigidezza dell'uomo, quella non la conosco e non mi interessa. Parlo della frigidezza dell'artista. Lei descrive continuamente corpi nudi di donne amplessi, perché tra le cose che la disgustano, i corpi nudi di donne e gli amplessi la disgustano di più. Si sbaglia. Non ha detto una sola cosa che stia in piedi. Tutti i luoghi comuni. La storiella che da bambino io abbia visto attorno a me fatti ripugnanti è una menzogna comoda per i critici freudiani. Io ho avuto una fanciullezza felice e se vuole saperlo, amo la felicità più di lei. Sono più felice di quanto lei non creda. Nelle sue opere non si vede. Lei non lo vede. Sono frigido. La donna mi piace fin troppo. Sono il solo scrittore di fama internazionale a cui le consorterie parigine rimproverano di essere normale. Ha capito? Normale, normalissimo. Io non parlo della sua vita privata, non mi interessa la sua vita privata. I corpi di donne che ritraggo nei miei romanzi sono pieni di vitalità. Poveri corpi di donne, poveri corpi di donne, ma che figura fanno nei suoi romanzi? Ma perché ride ancora? Rido ancora veramente perché è una cosa disgustosa. È vero, i corpi di nudi di donne che lei descrive sembrerebbero molto belle, ma appena lei li vede nude, i suoi aggettivi si sparpagliano sui loro corpi come vermi. Sono macabre, macabre, macabre! Ma Caterina, lei sta facendo una vera scenata di gelosia. Sembra quasi che si sia innamorata del nostro scrittore. Ma signora, non dica sciocchezze. Mi perdoni. Era detto veramente una grande sciocchezza. Va bene, adesso io devo andare. Arrivederci. Lei vuole restituire qualcosa, signor Alessandro? Io? Niente. Ma poi, se deve andare. Ma perché non rimane ancora un po'? Era, ma non è che possiamo tenere con le catene, scusa, se vuole andare va. Mi perdoni. Di cosa? Come siamo stupidi noi romanzieri certe volte. Torno a chiedere perdono. No, compagno. Sì. Lei è un signore molto simpatico. Sì, grazie. E lei è... Non lo so come lei. L'accompagno? Magari ci vediamo. Disgustoso. Signorina? Ah.
Mi dica. C'è un contadino che vorrebbe parlare col signor Leopoldo. Chi è? Che cosa vuole? Vabbè, falla entrare. Subito. Oh, ci mandava solo il contadino stamattina, ora siamo precisi. Che ci manda. Prego, si accomodi. Che permesso. Ehi, come vanno? Sapete di che c'è letto? Sono Ignazio Bongiovanni. Chi? Il massaro dei baroni Micheletti Gigetti. Ah. Mi trovo a passare da Roma per motivo di salute e ho pensato di portargli notizie dal paese a Vossignoria. A mia notizie? Che notizie? Eccellenza, sì, notizie. Notizie. Piano. Piano? La cameriera di Vostra Eccellenza. Sì. Abita porta dopo porta mio cugino Coscialente. Qui? Coscialente. E la sera la sentono gridare come se la scannasse. E perché? Signora, lei non la sa la disgrazia, la sa? Quale disgrazia? No, no, non si è scontrato il treno di Gigente con quello del continente. Sì, ma adesso 3 giorni fa, Iana è partita 10 giorni fa, perciò che notizie porta? No, signore, eccellenza, no, Iana 3 giorni fa era alla stazione di Caltanissetta, nel treno del continente. Nel vagone dei signori! Che vuol dire nel vagone dei signori? Di seconda classe. E lei come lo sa, scusi? Gli ho dato io dei soldi. Mi ha detto che voleva trattenersi presso dei parenti a Napoli. Gli ho fatto io il biglietto di seconda classe. Sono stata io, con le mie mani. Sono stata io. Lei, signorina, io glielo rimprovero sempre. È troppo comprensiva, cerca sempre di capire tutti, di aiutare tutti. Iana aveva fatto quello che aveva fatto. Bene, allora si è dovuta tornare in Sicilia, al suo paese, e in terza classe. Eccellenza, ma scusi, ma che cosa aveva fatto? Arancia rompete la tasca voi, aveva fatto. Il bambino piange. Eppure io. Ma cosa c'è? Che è successo? Niente, Iana è ferita, ma ora come sta? Meglio, eccellenza, meglio. Il medico ha detto che per questa volta l'olio santo lo hanno sprecato, eccellenza. Ha visto, vera mia. Se tranquillizzi, non bianca, la maletta, figlia mia, non muore. Avanti. Sei asciutto, forza, e senza piangere, basta. Signorina, il bambino piange. Ma cosa vuole? Cosa vuole lei? Cosa vuole? Ho solo detto che il bambino piange. E quindi vi mette dietro in questa casa lo scrittore, come si chiama? Alessandro Bonivaglia. Ah, e a che ora viene? Aveva appuntamento con la signora alle 5, dovevano andare insieme a vedere una mostra di pittori neorealisti. Ah, neorealisti. Comunque, secondo me lei, signorina, ha fatto male a chiedergli scusa l'altro giorno. No, dovevo, signor Leopoldo, mi sono comportata come una selvaggia. Sa, dopo ho fatto anche il mio esame di coscienza. No, lei l'esame di coscienza lo fa ogni volta che si lava le mani e sentiamo che cosa ha trovato. Ho capito che sono troppo puritana. Non posso io purificare il mondo. Il mondo è quello che è. Ed è brutto? No, signor Leopoldo, è quello che è. È brutto, bello, cattivo, buono, casto, pietoso, sensuale. Tutto. E ognuno bisogna assumersi la sua parte, Dio la mia, però non bisogna strafare. Perché sentiamo, lei strafa? Sì, ho capito che reagisco in maniera scomposta a certi fatti naturali che accadono fra uomini e donne. E mi creda, è più forte di me. A volte non sopporto quando un uomo desidera una donna davanti a tutti. Ha un'espressione veramente indecente. Eppure succede spesso. E io devo imparare a lasciar correre. Ma non vedo che cosa c'è tutto questo con l'incidente che ha avuto con Coso, come si chiama? Ma forse lei non si è accorto che il signor Alessandro, quando ha visto Francesca, ha fatto un'espressione, ma un'espressione veramente inaudita nella faccia di una persona civile che siede in mezzo ad altri. Ma non mi sono accorto di niente. Sì, e poi di nascosto gli ha dato anche il suo numero di telefono. Addirittura? Sì. Ah no, ma questo qua sulla mia casa ci deve mettere una croce sopra, ma proprio, no. No, signor Leopoldo, non faccia come me, diventa.
rendiamo ridicoli. Bisogna lasciar correre. Come lasciar correre, signorina? A casa mia corrono bastonate se non si tira dritto. Come lasciar correre? Ma Francesca non è sua figlia, non è sua nuora. Ha pur diritto di avere rapporti. Sì, ma non a casa mia, però, scusi. E le dirò anche che i miei sospetti erano infondati. Perché poi Francesca ha telefonato al signor Alessandro, il quale voleva sapere da lei, e solo per telefono, qualche piccola notizia sulle cameriere. Pare che stia scrivendo un romanzo che ha come protagonista... Francesca? No, Francesca, una cameriera. Però questi scrittori, tutto quello che vedono per forza lo devono descrivere. Vedono me e devono descrivere me. Devono vedere lei e devono descrivere lei. Lo sa qual è la verità? Che gli scrittori di oggi non hanno fantasia. E che ora dico io, Omero, l'ha mai visto, l'ha mai conosciuto Achille? No, mai. Eppure mi pare che l'ho descritto abbastanza bene, no? La parte di descrivere le cose che si vedono si chiama realismo. Realismo, sì, è una bella rottura del... Adesso si va a lavare la mano. Perché? È perché ci ho messo sopra una brutta parola. È quel cappello di suo figlio! Che c'è? Che cosa ti è successo? La storia del contadino che per caso, sparando un albero, l'ha colpito nel cappello. Era una storia per cretini e naturalmente lui l'ha raccontata a me. Veramente l'ha raccontata anche a me che non sono un cretino. E perché io non la farei sul serio? Senti, la lascio per stare, non mi fai nervosire prima mattina, eh? Avanti! Vuole sapere qual è la verità? La verità è che il padre di una ragazza di campagna alla quale lui aveva fatto non so che cosa gli ha sparato e per sua fortuna l'ha colpito nel cappello. E non sei contenta? Oh, Caterina, come sono infelice! Che cosa preferivi? Che invece del cappello prendesse la testa? Ma signore Poldo, la signora non vuole dire questo. Avrebbe preferito che il signore, ammesso che sia vero quello che le hanno raccontato, e non si mettesse in questa situazione. Vabbè, l'uomo è cacciatore. Ma questa volta l'uomo ha fatto la selvaggina e io dovrei ripagarlo con la stessa moneta. E tu, provaci! Provaci! Che se la testa non te la fa saltare lui, te la faccio saltare io, con le mie mani! Che selvaggi sti siciliani! Selvaggi! Cosa da pazzi? Non Leopoldo, lei deve capire che la signora non può essere contenta. Senta Caterina, lei poc'anzi ha detto una cosa importantissima e mi è rimasta qua nel cervello. E cosa? Lei ha detto che per lei la cosa più brutta da vedere è l'espressione di un uomo quando comincia a corteggiare una donna. Ecco, per me la cosa più brutta da vedere è una donna perdere il pudore. Oh, ma di questo non si può accusare la signora. Ma come può una donna per bene, una madre dei due bambini, dire io devo fare pagare la stessa moneta a mio marito? Lo sappiamo tutti qual è la moneta del marito, e quel farabutto mascalzone. Oh, adesso lei è troppo severo con suo figlio. No, signore, un mascalzone è mio figlio, a me in queste cose, un vero farabutto. La verità è che bisogna compatire la signora e bisogna anche compatire suo figlio. Io mio figlio lo compatisco, ma se la signora fa quello che fa mio figlio, io picco un pezzo di tavolino e glielo do nella spina dorsale. Oh. Ma forse ha ragione lei, sì, bisogna compatire, perché vede, in fondo mia nuora, sì, sbraita, dice che siamo selvaggi, ma poi... Questa è una donna per bene, onesta. E poi, ma sa una cosa? Lei pensa di essere cretina e tutti noi diciamo in casa che è fessata, che non è vero, che è un'allucinazione. Ma non è vero. Ma non è fessata, lei è cretina. No. E a me ci sono molti uomini importanti, conosciuti in tutto il mondo, che mi fanno la corte. Lei come si comporterebbe al mio posto, Caterina? È perfettamente come si è comportata lei, signora. È bene che lo sappia, quando poco fa è andata via, il signor Leopoldo ha espresso per lei parole molto affettuose e lusinghiere. Io veramente ho detto solo che è cretina. Lo vuole un consiglio? Ascolta il consiglio da Caterina. Sta per rientrare il signor Avigo. Finga di credere a quello che gli hanno detto. A volte è molto più intelligente non capire. Davvero? Sì. Uno scrittore italiano diceva che la verità è il bene, non il fatto nei suoi termini esatti. Come? Sì, e ci dava anche un esempio. Un disgraziato viene inseguito da un brigante che vuole derubarlo. Passa vicino a lei, le chiede informazioni sulla strada e lei gli dà. Subito dopo il brigante passa scorrendo e le chiede se da lì ha visto passare qualcuno. Lei gli dirà di no e in quel caso avrà detto la verità, perché la vera verità è quella di salvare un innocente, non è dare un'informazione esatta. Se non capire intelligente, questa volta sono stata intelligentissima. Papà. Signora, mi promette che quando arriva il signore Ritocco finge di credere alla storia del cacciatore? Glielo prometto. Brava signora, brava. Certo che se ci fosse il diavolo in persona, Caterina lo prenderebbe per la corna e lo caccerebbe fuori.
Che gioia, caro. Su questi giornali c'è un racconto del tuo amico Bonivaglia. Ne ho comprate due copie. Ah, bravo, bravo. Dammi una copia che me la vado a leggere in camera, tranquillo. E vuole che venga a leggerla io? No, signorina, no, perché lei con la sua voce dolce fa sembrare tutto bello. Invece io voglio dare un parere obiettivo su questo scrittore che frequenta la nostra casa e che va dando numeri. Che vuol dire che va dando numeri? Ah, lo sai che vuol dire? Non capisco. Lo so io. Ah, succede anche a lei? Più di quanto creda, signora. Mi fa un piacere. Mi dica. Me la legge lei questa novella? Volentieri. Però aspetti un attimo, vado a prendere il lucido che me lo dà le unghie, eh? Aspetta un attimo. È venuto un contadino per caso? Sì. Ha parlato con mia moglie? Sì, la signora fingerà con lei di non sapere nulla. E lei finga di non sapere che la signora invece sa tutto. Ma perché queste cose? Perché? Perché è l'artiglio. L'artiglio della Sicilia che ci portiamo dappertutto. Non possiamo farci niente. Da quello che io ho capito, lei ha un'inclinazione per le ragazze povere. Perché? È verissimo. Basta guardarle con occhio pietoso. In fondo si tratta di gente che soffre. Me ne accorgo dopo. Mi capisce, no? Prima la loro bellezza, la loro sofferenza è per me la bellezza stessa. E la bellezza, si sa, non fa pietà. Lascia stare l'estetica. Sa cosa ne penso io? Certo. Lei è uno di quelli a cui piace profanare per trovarci gusto. E che cosa profano io? La sofferenza, l'ingenuità. Ingenuità? L'ingenuità di chi? Di quelle? Di quelle, sì. Di quelle che sono quasi analfabeta. Allora, un vero profanatore fa piacere di dormire con una donna che per leggere ha bisogno di passare il dito sulle parole. Lui sa perfettamente che dall'altra parte del cuscino non ci sono libri, non ci sono giornali, non ci sono riviste. E questo le dà piacere, perché tutto avviene nel buio, più perfetto. Sì, forse ha ragione. Ma d'altro canto, anche se io volessi... Lei sta per alzare quella mano. No. La prego di trattenerla. Ecco, così. Di tutte le signore e le donne cosiddette colte, lei è la sola che mi piaccia. Perché? La prego di spiegarmi che cosa vorrei profanare in lei. Me lo dica. Non lo so. Che cosa c'è in lei di ingenuo, di rozzo, di strano che io desidero... Non lo so. ...profanare. Me lo dica. Non lo so! Caterina, che c'è? Si sente male? No, niente, signora. E se non vuole leggere non faccio complimenti. No, 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 è tutto passato. È tutto passato, ora sto benissimo. Un capogiro? Qualcosa di simile, ma ora sto bene. Prego. Ecco dunque, ecco qui l'articolo, perfetto. Rodolfo Mauri era seduto con le spalle alla finestra quando... Rodolfo Mauri è lui, eh? Come fai a saperlo? Lo so, lo so. Sai, 10 giorni fa siamo andati insieme al ricevimento di una francese e tutto quello che una ragazza dietro una tenda ha fatto a lui, dopo risultava fatto a Rodolfo Mauri. Che vuol dire questo? Legga, Caterina. Rodolfo Mauri era seduto con le spalle alla finestra quando la signora entrò e accese la luce. Sotto il riverbero di una lampada chiusa in una pergamena, egli rivide quel volto ossuto, denso di una carne giovane ma leggermente tumefatta, le labbra piccole, gli occhi tondi, penetranti, voluttuosi, i capelli fini, sedici, biondi che segnavano tra le tempie e la guancia l'orlo di un'onda che si partiva dalla nuca. Ancora non ho capito se questa ragazza è bella o brutta. Ma devi capirlo da te, scusa. E tu l'hai già capito? Beh, guarda, per me è bella. Il collo dopo un lampo bianco scompariva in una collana nera di 3 giri, dai chicchi enormi che facevano pensare a una rozza corona di rosario. Ma chi le indosserebbe una collana del genere? Tu stessa l'hai portata. 2 anni fa. Continua, signora. Ma quello che più piaceva di quel volto a Rodolfo Mauri non era la sensualità delle labbra sottili negli occhi che si intorpidivano rapidamente, rimanendo fissi, come quelli di una gatta privata di ogni capacità di reazione all'odore del maschio che si avvicina. Che indecenza! Sta zitta! Ma l'espressione di stupidità, non più animalesca, sebbene umana, acutamente umana, quasi accompagnata dalla sensazione dolorosa di un cervello che tenta di allargarsi fuori di una cerca d'acciaio. Un'espressione insieme pietosa e rassicurante.
E anche questo sarebbe un profanatore, Caterina? Ma di un altro genere. La donna che qui si profana non è povera. Forse ricca, elegante, ma stupida. Ma cosa state dicendo? E stai zitta, per favore. Ecco, guardi, ascolti. Nulla per Rodolfo Mauri era più eccitante della stupidità, accompagnata dall'eleganza e da un certo estetismo. In questi casi egli perdeva il controllo di sé e con l'impeto del matto, che deve ad ogni costo toccare la calvizie dello sconosciuto che al teatro gli siede davanti, non appena la signora diceva una frase come «Pensa anche lei che io sia una stupida», le saltava addosso. Basta, Caterina, basta! È disgustoso! Davide, è possibile che secondo questo qua gli uomini sono tutti o porci o malazionari? Ma... Cosa ci vuoi fare? Basta, dico io, sebbene, aspetta, ora che ci penso, mi pare che un fatto del genere è successo all'ingrino del piano di sopra. Mm. Sì, e un altro, sai, qui è l'amico nostro, quello, il direttore del banco. Sì, sì. Ma l'altro giorno il verdurato mi diceva che una cosa del genere era successa pure. Sì, sì, era successa. Sì, ma dico, bene, sì, sono fatte che succedono, però come dicevo io al mio amico Verga, Giovannino, queste cose, le coltellate, diamocene fra noi siciliani, ma non le facciamo sapere ai continentali, no? Mettendolo sulla carta stampata, o peggio ancora, sul palcoscenico. Rispondo io, signora, per favore. Vieni qui, Ma scrivo cose per davvero, Pronto? Caterina, chi è? Non lo so, sento sbadiglia. Ah, allora sono la dottoressa sbadiglia. Ah, le dica che io non ci sono, No, dici che ci siamo. Alla noia non si comanda. Sì, dice che verrà tra un quarto d'ora. Ah, io esco, non voglio proprio vederlo. Lo ricevo io. Sì, signore Alessandro, il signor Leopoldo l'aspetta. D'accordo. Sì, hai detto? Sì, lo dirò subito. Sì, sì, arrivederla. Dice che l'inaugurazione della mostra è stata posticipata per domani. Vado a dirlo alla signora. Sì, lo vado a dire. Papà. Eh? A te quando è passata? Che cosa? La malattia dei siciliani. Qual è la malattia dei siciliani? Lo sai bene qual è. Mai. No, non mi crede. Non è vero. Subito appena ho messo piede alla stazione Termini a Roma. Non lo so, sarà stata l'aria, l'acqua di Roma, sarà il profumo delle crepe che usano le donne. Fatto sta che appena sono arrivato alla stazione Termini ho finito di essere uomo. Io no, purtroppo. Tu infatti ci vai ogni 15 giorni alla stazione Termini per controllare quali nuove donne sono arrivate per certe case. E poi cerchi sempre, cerchi col naso, cerchi con gli occhi, cerchi con le mani. No, ti sbagli. Io non cerco proprio niente. Al contrario. Due notti fa, in un albergo di Viterbo, dopo essermi sorpreso per la terza volta come un sonnambulo nel corridoio, in cerca, appunto, come dici tu, mi sono chiuso a chiave nella camera e ho buttato la chiave nella strada. Bravo, hai fatto bene. Ehi, bisogna essere intransigenti con se stessi, prendersi a calci nel sedere, come dice Caterina. Ma d'altronde, la colpa, figlio mio, non è tua, no? Avresti dovuto avere un'altra moglie, tu. Ora non te la ricordi, tua madre. Tua madre... era speciale, era bellissima. Sì, una perla, era sensibile, sincera, prudente e intelligente. Una santa era, e una vera. Per nessun motivo voleva darmi dispiacere. La sera che si sentì male, si alzò dal letto piano piano, in silenzio, si andò ad accucciare sul divano. E lì morì. Io ero accorsi 5 ore dopo. Bestia! Se è vero che marito e moglie si incontrano in giro, io, questo vecchio bacucco, come potrò? Sarà accanto a una ragazza che può venire figlia, nipote! Una donna come tua madre avresti dovuto avere. O come Caterina, sì, Caterina la governante, quella sì, che è una donna straordinaria. Sei d'accordo? Sì, figurati se non sono d'accordo. Ne ho fatto esperienza in tutti i modi. Che vuol dire ne ho fatto esperienza? Prima di tutto della sua intelligenza, sì. Lei ci legge a tutti quello che siamo, infatti. Quello che pensiamo, quello che diciamo. Sino alla radice del cuore. E poi della sua onestà. Che cosa vuoi dire? No, non mi dire che ci hai provato anche con Gallerina! Sì. Ma io ti qualche giorno ti deserevo! Sì! Io lascio tutto a Caterina! E che cosa è successo, fratello? Niente. Niente, sì, lo so, ma tu che cosa hai fatto?
Non so, c'è qualcosa in lei che dà completamente alla testa. Poco fa ho addirittura pensato di lasciare Elena, i bambini, te. Ma non mi interessa quello che hai pensato di fare, mi interessa che cosa hai fatto. Ti ho detto niente, perché sì, appena ho pensato di alzare una mano su di lei. Sì, dunque? Mi ha fulminato. Ah, beh, e tu? E io ho trattenuto la mano. E allora? E allora, lei l'ho detto in modo da estirparmi per sempre qualunque velleità. Ah, sì, eh? Brava Caterina, per Dio, brava Caterina. Brava Caterina. È arrivata una lettera per lei. Io esco, ti vieni con me? Sì, io vengo con te. Ma dico, non aspettavate il vostro amico Bonivaglia? No, se posso torno fra mezz'ora. Ma mi parete per una famiglia da pazzi, mi parete una famiglia da pazzi. Signorina Caterina, Caterina! Signore Plattanino, ma dove mi scrivono? Non la si infantile. Caterina! Oh. Morì? Chi? Chi è morto? Bacio le mani a tutti, devotissima Piedimone. Ma chi è? Sua devotissima Piedimone. Ma qui è Piedimone? Morì stamattina che non ce ne abbiamo accorti, nella confusione scappò la capra che la mala gente ce la rubava. Ma chiediamolo per scrivere, così Dio ci punì dei nostri peccati. Ma l'ultima parola fu di salutare e ringraziare i signori Plattania e specialmente la signorina Caterina, che era una santa, con lei che forse senza volerlo si ebbe comportato male. E questa lettera, perché non posso mandarla a dire col Massaro che già partì per Roma. Ma chi è? Aggiungo di mio pugno che ieri è morta Iana. Oh, Iana è morta per collasso dopo l'operazione. Che Dio la perdoni. È morta Iana. E specialmente la signorina Caterina, che era una santa. Caterina! Signorina Caterina! Caterina! Adesso lei penserà che io sia un ipocrita. Non è vero. Non è vero. Io non gli ho mai mentito. Tranne in un solo punto. L'idea che lei si è fatta di me corrisponde a me stessa. Glielo assicuro, non gli ho mai mentito. Ma tranne in un punto. È vero che mi piacciono le persone semplici come lei. Che mi piace la vita casalinga, ritirata. Che mi piace l'onestà. Non gli ho mai creduto, tranne in un punto. C'è questo nella mia vita, questo. Ho letto tanti libri che mi giustificavano, libri di grandi scrittori, ma non sono riuscita a ottenere da me che mi perdonassi. Ma mi sono perdonata! Mai! Il diavolo ha preso il sopravvento su di me. Ma stavo per scacciarlo, stavo per essere libera, stavo per finire tutto! Perché ho aperto quella porta? Mi fosse caduta la mano. La ringrazio. Stasera Francesca se ne andrà, scapperà col suo ragazzo e stanotte si sposeranno. Se vuole posso andare via, prima che arrivi la signora e il signore Enrico. Ma mi lasci essere mia. La prego, la supplico, mi faccia rimanere qui, accanto a lei, in questa casa, dove stavo imparando ad essere più forte di me stessa. Prego. Allora. Mi rimanga, che l'ha insegnato lei ad essere comprensivo e a capire gli altri. Grazie. Ma adesso mi dica una cosa che se ci penso esplodo dentro. Cosa? E Iana?
credevo che lei mi avesse perdonato. Sì, ma dunque, quella povera ragazza... Credevo che lei mi avesse... Sì, l'ho perdonata, ma allora non era vero. Credevo che lei mi avesse perdonato. Sì, l'ho perdonata, ma perché? Perché quella calunnia? Perché? Ma perché? Ma perché il ladro non vede che furti? E poi perché cominciai a provarci un gusto, ma un gusto velenoso, che mi faceva tanto soffrire. Oh, io, c'erano tante persone e anche tanti scrittori che mi volevano aiutare, volevano fare passare una cosa come priva di importanza. Mi volevano togliere il mio rimorso. Il mio, capito? Il mio, il solo bene che avevo nella vita. Mi esasperavano. Invece lei no. Invece le sue parole li prendevo per me. Ed ogni sera erano coltelli che mi conficcavano ad uno nel mio cuore. Iana non c'entrava nulla. Certo. Ma la calunnia se la prendeva Iana, però. Quando parlai per la prima volta a sua nuora, i libri stavano prendendo il sopravvento. Presentavo la cosa come una disgrazia. Presentavo Iana come una sventurata. Poi vennero le sue parole, che mi sono tanto servite. Ma non a Iana. Pensavo un giorno di poterle dire la verità. Ma vedo che non mi ha perdonata. Me ne vado. No. No, rimanga, rimanga. Mentre lei parlava, la prima volta, ho sentito che mia figlia Catina mi perdonava. Quello che le feci. Belli! Belli sono diritti, il mio! Lei è soltanto una povera sventurata. E se veramente crede di essere guarita... Sì, sì, sono guarita. Allora rimanga. Grazie, rimanga. Grazie, signor Leopoldo. Sì, in caso... Non c'è nessuno. Sì, ah, Caterina. Sì. Legga questa. Allora, le cose cambiano. Vado ad aprire. Pronto? Sì, Alfio, Alfio, non so che cosa dirti, non so più che cosa consigliarti, dai il consenso, non lo dare, non so più niente, Alfio, non ti so consigliare niente, non si può prevedere niente, Alfio, niente, non si sa niente. Il signor Alessandro. Ah, com'è triste la vita. Ha ragione, la vita è proprio triste. In che cosa ha ragione? Che la vita è triste. Ma io non ho parlato. Ah, lei ha parlato. Se lei lo vuole sapere, lei è un grande scrittore. Sì. Fa bene a buttarci fango dalla testa ai piedi, fa bene. Che cosa vuole buttarci? Fiori? No, fango deve buttarci dalla testa ai piedi, perché siamo porci e dobbiamo stare in mezzo al fango. Chiedo scusa del ritardo. La signora è uscita? Sì, ma tornerà fra un po'. La prego, non mi guardi, non cerchi di capirmi. Perché lei capisce tutto. Basta un'occhiata e lei capisce le persone. Mi ricordo ancora quello che ha detto lì, seduto su quel divano a proposito di Iana. Cosa ha detto su Iana? Quello che dice sempre, sia che scriva sia che parli. La verità. Non mi ricordo più. Mi ricordo bene invece. Mi ricordo bene. Non si preoccupa, ha avuto un'allucinazione sicuro. Sì, sì. Ho avuto una visione. Ha visto, che cosa le dicevo? Senti, non è il caso stamattina, eh? Entravo nella stanza di Caterina. E la vedevo legata a una corda. No, per favore! Non è il momento! Oggi dei problemi seri! Ne abbiamo fino ai capelli! Ma non vai! Tutti i soggetti di scena pazzi! Allucinazione continua! Si calmi, signora. Vuole un bicchiere d'acqua? No, no, sto già meglio. Ma perché? Perché devo essere condannata a vedere cose così orribili? Le saranno risparmiate nella realtà. Su, coraggio. A proposito, lei ha scritto un racconto che non le perdonerò mai. Quale? L'ultimo sui giornale. E invece è molto bello. Al solito io sono una visionaria, una stupida, io non capisco niente. Ma questa volta il suo racconto, Alessandro, è veramente brutto.
Ho ricevuto 6 lettere per quel racconto. Ah sì? E cosa le dicevano? Mi facevano molti complimenti. E bisogna vedere chi sono gli autori di queste lettere. Persone molto intelligenti. Il modo intelligente di scrivere per lei è quella di lodarlo. Non è così. Non capisco il motivo di questa acredine. Io sono perfettamente consapevole della realtà e come tale la descrivo. Lei, invece, ne è totalmente estranea e descrive le sue allucinazioni come fossero reali. Anche poco fa, appena entrata, ho visto Caterina legata ad una corda. Guardi la realtà per quello che è. Caterina sarà qui, nella sua stanza. Magari intenta leggere un saggio di Freud. E lei sa tutto, io invece sono una visionaria. Adesso vediamo cosa sta facendo Caterina. Caterina! Caterina! Queste simpatiche scene all'assistente di scena che adesso vi farò conoscere. Ringraziare questi rimetri, come vedete, Giuliana, Alfio, Mario, che vengono da altre compagnie, però hanno accettato volentieri il nostro invito di condurre insieme questa avventura. Vi ringrazio per la partecipazione che è arrivata fin qui sul palco. Del vostro consenso, non solo attraverso l'applauso, ma attraverso la partecipazione. È un'opera complicata, ma abbiamo voluto comunque proporla, perché nella vita c'è il tempo per ridere, ma il tempo anche per riflettere. Vi ringrazio comunque della partecipazione, vi presento la nuova assistente di scena che ci ha collaborato, Mariella Finocchiaro. Un applauso. Ringrazio ancora la struttura. Padre Andrea, la possibilità che ci dà di lavorare in questo magnifico teatro e spero che la campagna abbonamenti possa sortire effetti migliori che non lo scorso anno. Per continuare a lavorare abbiamo bisogno che queste poltrone continuino ad essere occupate. Grazie.